Massimo Duca, responsabile del Messina, c'era qualche preoccupazione prima di questa partita? Panettoni, spumante, invece l'andamento della partita è stato ottimale per voi? Sì, le preoccupazioni ci sono al di là dei panettoni, vacanze natalizie, perché comunque la Ternana finalista ha vinto già questo torneo, con noi è sempre una battaglia, quindi temiamo sempre questa partita, quindi siamo felici che è finita così. Tatticamente avete fatto un'ottima prestazione, sempre compatti, avete cominciato bene, siete andati 3 gol sopra e poi avete mantenuto il vantaggio incrementandolo nel finale. Sì, la partita è stata piena di episodi, abbiamo iniziato bene, non abbiamo mollato completamente nel primo tempo, inizio secondo tempo loro hanno subito cambiato il portiere giocando con portiere volante e ci hanno messo subito in difficoltà facendo 2 gol di seguito e lì stava un attimino che mi andava a partire, però abbiamo reagito bene, con molta freddezza siamo andati a chiudere la partita subito. Guardando un po' la classifica, ci sono queste 4 squadre un po' più avanti delle altre, anche se la Spalla ha perso l'incontro con il Chievo, quali sono i tuoi pronostici per il finale della regular season? Ma io, come sempre, la classifica guardo sempre chi c'è davanti a noi, non guardo mai dietro, quindi non so se la Spalla o gli altri sono un po' staccati. Prima guardavo sopra e c'era Ternana e Juve, adesso guardo sopra e vedo solo la Juve, quindi spero solo in un passo falso da qui alla fine del campionato della Juve. Poi la Bulla sarà tutto un altro torneo. Sì, la Bulla, sì, noi ancora oggi puntiamo sempre e speriamo di arrivare nelle prime 4 posizioni per il campione d'inverno e poi da lì la Bulla è un altro mini torneo assolutamente. Al di là dei risultati è sempre un'occasione per divertirsi con degli amici. Sì, quello è sempre il nostro obiettivo, lo sanno benissimo le persone che vengono a giocare con noi e con Maurizio, l'obiettivo è sempre quello di divertimento / vittoria, quindi va bene così.